Un saluto agli amici all'ascolto, buone notizie almeno dal punto di vista del meteo, perché è veramente una serata gradevole, non c'è una nuvola. Buon divertimento amici da parte mia e di Lelia Dani. EATV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A Team, match che promette di regalare emozioni fino alla fine. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini, speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Questo è l'undici titolare dei padroni di casa per la sfida di oggi. Scelti fra i pali, difesa affidata a Bonucci con Chiellini, Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo. È un'unica punta che avrà il compito di finalizzare la manovra. Ecco l'undici della formazione ospite. In porta gioca Musso, Freuler insieme a Derun al centro e Duván Zapata che ha vinto il ballottaggio per il ruolo di unica punta. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Interrompe l'azione e recupera palla. Quadrado. Manuel Locatelli. Mele. Malinowski capisce tutto e recupera un pallone complicato. Riflettori puntati su Dybala, vedremo cosa saprà dare l'argentino. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Pallone interessante di Dybala. Palla in rete, la sboccano subito. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro palla prolungato in attesa del momento giusto. L'ha poi colpita con l'interno, disegnando una traiettoria telecomandata che si è spenta alle spalle del portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Era fallo, ma c'era norma del vantaggio. L'arbitro torna sulla decisione, ferma il gioco, non c'è la norma del vantaggio. L'arbitro decide di chiudere un occhio, ma la sensazione è che questo sia l'ultimo, almeno così ci è sembrato. Provvedimento disciplinare solo rimandato, se non si dà una calmata. Palla spazzata via. Alessandro.
è in buona posizione, può effettuare il cross. Ecco Alessandro, e finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. È in buona posizione, ha spazio per andare Szczęsny, ma attenzione, palla ancora viva, ci salva Szczęsny qui. Occhio al corner. Palla riconquistata dagli avversari. Possesso palla interrotto. Duván Zapata. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Palla deviata e intervento decisivo. Manuel Locatelli prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo, sale Cuadrado, può inquadrare la porta, ha provato la conclusione ma era posizionato male, non una grande scelta. E qui si è intestardito troppo, le probabilità di centrare il bersaglio erano troppo ridotte. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Lo vede? C'è spazio per il cross. La respinta, ma il pallone è ancora lì. C'è la respinta, ma non è finita. C'è il gol del più due, vantaggio che comincia a essere interessante. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura. E guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza. È un gran gol. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Duván Zapata. Aspetta bene questo tentativo al portiere. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata davvero bene. Complimenti allo staff tecnico e a questi ragazzi. Attenzione! Super parata di Szczęsny. Cuadrado. Ci sarà un minuto di recupero. Manuel Locatelli. Ottima lettura. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Comincia ora il secondo tempo. Dybala. Può giocare a Chiellini. Alessandro. E arriva il fischio dell'arbitro, punizione. L'arbitro ha scelto il richiamo verbale, ma la prossima volta credo che arriverà il giallo. Lo penso anch'io, Pier. Ha voluto dare un'altra chance? Ci poteva stare il giallo qui.
Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Rabiot porta via la palla con un ottimo tackle. Possono colpire di rimessa. Prova col filtrante profondo. Riceve palla, può puntare la porta. Il portiere si salva, ma grave responsabilità dell'attaccante. Poteva fare qualsiasi cosa e invece ha finito per calciargli addosso. Grande apertura. Bernardeschi. Tiro intercettato. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. 88 Mario Pasalic entra con il numero 72 Josip Iličić. Sceglie il tocco corto. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Demiral. Deron. Occhio al tocco verticale per il compagno. La prende bene. Conclusione leggermente imprecisa. Palla che finisce oltre la traversa. È pronta la sostituzione. Con il numero 7, Dusan Novic. Entra in campo con il numero 9 Alvaro Morata. Troiler prova con il lob a mettere in moto il compagno. Palla che giunge innocua dalle parti del portiere. Manuel Locatelli. Paolo Dybala. Tackle efficace, pallone recuperato. Ha una grossa chance qui, attenzione. Super intervento di Szczęsny. Pallone in mezzo, sicuro, impresa il portiere. A metri lungo l'out. Mele. Duvan Zapata. Dice di no con questo intervento. Con il numero 27 Manuel Locatelli. Entra con il numero 5 Arthur. La mette in mezzo. Gol che riporta incertezza sul risultato della gara.
Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol. Eccolo, colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Il punteggio adesso è di 2-1. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Rabiot. Passaggio intercettato. Bernardeschi. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Possesso palla prolungato. Possesso che torna agli avversari. Freuler. Si riprenderà con un fallo laterale. Alessandro. Rabiot. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Entrata ruvida ma corretta. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari, nulla da fare. Azione interrotta per posizione irregolare, offside. Non si dà pace, ma era in fuorigioco, anche se di poco. Ecco il momento della sostituzione. Si gioca ancora per 240 secondi. Lasciano la manovra agli avversari, tutti dietro la linea della palla, semmai pronti per... Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Non hanno mollato e hanno trovato il gol del pari. Trovano il pari sul filo di lana, quando sembrava che ormai la partita fosse finita. Gol che rimette tutto in discussione. Lo rivediamo. Bella partita, parità assoluta. Allo scadere dei 90 minuti, le squadre sono in parità.